quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. L'occorrente per la nostra ciambella all'acqua, senza uova, senza burro, senza latte, senza, ma con tanto sapore. Allora, 250 ml di acqua tiepida, la vedete, la mia è fumante, già in planetaria, pronta per essere utilizzata. 45 grammi di olio di semi, io ho usato di mais ma va benissimo anche quello di girasole. 160 grammi di zucchero, che deve essere a velo, perché la riuscita della sofficità di questa torta dipende proprio dalla consistenza e dalle temperature degli ingredienti che andremo a mettere. Lo zucchero a velo io non lo avevo, l'ho semplicemente frullato, e frullandolo a poco vedrete che viene fuori lo zucchero a velo. E quindi 250 grammi di farina 00, un pizzico di sale, una bustina di lievito per dolci, il mio è vanigliato perché la aromatizzerò alla vaniglia, un po' con essenza di vaniglia e un po' proprio con la vaniglia naturale, la bacca. Aggiungerò anche, per sbiancare molto l'impasto e farlo venire ancora più fresco, il succo di un limone. Procediamo subito. Io lavoro in planetaria, ma voi potete lavorare anche con le fruste elettriche o addirittura con la semplice frusta a mano, viene bene lo stesso. La prima cosa che dovete fare è emulsionare ben bene l'olio con l'acqua, quindi verso tutto il mio olio e lo faccio sbattere un bel po' con la frusta elettrica fin quando le due componenti non saranno ben emulsionate. Mettiamo in una ciotola tutta la farina e la setacciamo ben bene, lo zucchero e lo setacciamo ben bene, il pizzico di sale senza essere setacciato, ma invece il lievito setacciamolo molto molto bene. È pieno di granelli che vanno risciolti. Adesso prendiamo la nostra ciotola, prendiamo un colino e spremiamo dentro l'emulsione il succo di limone. L'essenza di vaniglia. E apriamo anche la bacca di vaniglia. Fatto questo, versiamo l'impasto setacciato direttamente nel contenitore. Brava. E portiamo tutto in planetaria. Iniziamo a velocità 1, quando vediamo che l'impasto si è inumidito tutto, aumentiamo le altre velocità. Ok, è pronto, bastano pochi minuti, possiamo metterla in teglia. Noi usiamo uno stampo da 21 cm perché vorrei venisse alta, quindi, ma fino a 24 questa porzione va bene. Dopodiché, se invece volete proporzionalmente aumentare l'impasto, aumentate anche il diametro della vostra tortiera. Che buon profumo di vaniglia. E adesso in forno a 180 gradi per 40 minuti circa. Affidatevi sempre alla prova a stecchino, perché ogni forno è a sé. Io userò un forno combinato, quindi ventilato e statico insieme, e infornerò nella parte medio-bassa del forno. Per non fare bruciare la parte superiore, io inforno sempre proteggendo la mia teglia con un foglio di carta alluminio, che toglierò durante gli ultimi 10 minuti di cottura. Non aprite mai il forno nella prima mezz'ora di cottura, eh? Ed ecco la nostra tortina
bella e pronta. Senza ustionarci, apro, guardate che carina, semplice semplice, una tortina pia per questo periodo. Potete farcirla con tutto quello che volete, io la terrò così semplice per la prima colazione, la guarnisco soltanto con un pochino di zucchero a velo. Voilà, che carina, candida candida. Bene, a questo punto non ci rimane che tagliarne una fetta, ancora è caldissima, fumante, tutto il piacere di una buona torta fumante, senza i grassi del burro, senza le uova, senza il latte. Vi lasciamo le foto, ciao! Ciao! We'll be right back.